qui siamo in mezzo alla natura. Prova. Allora, ok che piove, va bene. Però c'è la pioggia, quel ticchettio abbastanza, diciamo, regolare. Poi a un certo punto senti come dei passi tra le foglie. Ho sentito 3 volte parlare oggi al mio orecchio, alle mie orecchie. 2 volte era poco comprensibile, la terza volta ho sentito la voce di un uomo. C'è qualcuno, c'è qualche uomo qui che magari usava questi boschi o ha usato questi boschi quando era in vita. Quello che vedete è il mio fiato, eh. Sì? Mi hanno chiamato, devo vedere se mi hanno chiamato. Mi sembra che mi abbiano chiamato. Ditemi. Ma non mi avete chiamato? No, ma chi? Allora, abbiamo soltanto detto che sei andato da Marcello. Sì. Ma non mi avete chiamato? No. Comunque qua. Ma si vedeva da laggiù. Mamma mia. Lì nulla. Sì, abbiamo chiesto se c'è un fondo di verità nella storia, se effettivamente lei comunque ha subito un torto, forse la teoria anche che... Anche l'RF ha reagito. Anche 2 volte, 2 o 3. Strano, perché... L'RF ha reagito. Sì. Io lì, a parte le gocce, sì, un paio di volte... Sai che sono abbastanza regolari, no? Sì. Vedi? Adesso era lei, ad esempio. Ho sentito come lo schiacciamento di foglie. Ma anche lei, fino adesso che lo dice. Madonna, sentivo camminare verso di te. Beh, sì? Sì. Ah, no, Marcello però che... qualcuno dietro le spalle, no? Tu? A me? Certo. Sì, sì. Mentre io ero seduta qua, lei seduta là. Sì. Sento fare... Dietro. Io. Sì, qua. Infatti io ho preso la video e ho iniziato a riprenderla. Allora c'è qualcuno qui. Forse con il favore delle... Dell'oscurità. Dell'oscurità riesci, hai più coraggio magari. E che capiamo il tuo mondo e il tuo modo di vedere le cose. Che oggi il suo mondo è un mondo normale. Sì. È entrato proprio nel quotidiano della gente. Il curarsi con le erbe. Tu eri una persona speciale, lo sai. E pochissimi hai sentito? No. Sì. Non ho sentito. Lì. Pochissimi hanno questo potere, questa facoltà, questo dono di poter curare, di saper preparare le erbe. Riesci a palesarti? No, raga. Ti ripeto, ti richiedo se riesci a farti vedere. Prova.
che venivi a raccogliere le tue erbe? O alcune delle tue erbe? E qui che magari scappavi dalla tua quotidianità? O che ti nascondevi? Che ti nascondevi da quel tuo marito che si dice non fosse proprio una persona molto buona. Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato? Sì, anch'io ho sentito. Però io ho sentito. Sì. Tu? Sì. Anch'io. Ho sentito tipo. Anch'io. Sì. Di nuovo. Questi siamo stati io e Marcello, ma. Sei il marito di Michelina? No, cosa c'è? Dove riprende per la mia? Ti richiedo, sei il marito di Michelina? Ma l'hai sentito di brutto quello di prima? Sì, mamma mia. Sì, sì. Io guardavo gli strumenti perché vedere che insegnava. Proprio un secondo dopo si è spento il mio. Sei qui, Michelina? Sei tu? Avvicinati, avvicinati ancora. Però la cosa strana è che, non so, tu hai calico. Adesso no. Perché praticamente adesso è aumentato di 2 gradi. No, adesso è freddo. Di 2 gradi, così. Cioè la temperatura sballa, Lori. Da 10 sta arrivando a 13 gradi. Adesso è freddo. Sei qui con noi? 12 gradi, insomma. Adesso è freddo proprio. Sei qui con noi? Chissà come si chiamava il marito. No, però posso cercare un attimo, se vuoi. Beh, speriamo di averlo catturato, perché... Beh, almeno con il recorder. Che allora abbiamo sentito praticamente, avevamo chiesto se era il marito. Sì. Di Michelina. Di Michelina. Abbiamo sentito tipo... Questo gutturale, no? Sì, tipo, avete chiesto se era il marito. Come una... Oh. Scusa Marci, ti giuro. Okay. Abbiamo sentito questo una cosa così, sì, più o meno. Assolutamente. E un secondo dopo si è spento il melmeter. È vero, anche. Magari si chiamava Giovanni. Fare cosa? No, volevo sapere come si chiamava il marito. Dici che c'è? O magari nominandolo. C'è qualcuno oltre te che gira qui? Michelina? C'è qualcuno oltre Michelina? In questo bosco?
Può avvicinarsi se vuole. Sebastiano. L'hai trovato? Sì. Ricordate il... Era un tale Sebastiano di poca paglia. Sebastiano di poca paglia, marito di Micellina. Sei qui. Sono andato nel boschetto. Secondo me quando si avvicinano al K2 perché vanno a tirare dal Melmite. Dal Melmite. Allora, scusa, Marce, dicevi di sentire. Sentivo delle voci umane, maschili. Io sentivo le voci. Però, cioè, che non... E camminare. No, ma qua non c'è nessuno. Sebastiano, puoi passare davanti a noi? Sebastiano, dacci una prova che ti dispiace per quello che è successo a Michelina. Puoi farlo in tanti modi, facendo illuminare o suonare gli strumenti. Prova a toccare qualcosa, un oggetto, spostare qualcosa, così che noi possiamo capire. Sebastiano? Ma dai! Che da! Sei solo, Sebastiano? Sebastiano? Se fai il nome Sebastiano si accende. Sì. Ci dai conferma che sei Sebastiano? C'è tutti e due. Anche il mio? Sì. Sebastiano, sei dispiaciuto allora? Sei magari intrappolato da questo lato perché hai un senso di colpa? Colpa tua? Sì. Ma secondo me Micellina ti perdona. Oh, ti ha già perdonato. Si è acceso il K2? Sì. Siete insieme? Sei insieme a Micellina, Sebastiano? Anche io ho sentito. Grossa questa. Madonna. Era un colpo. K2. Quindi non sei insieme a Micellina. Ma vorresti magari. Tu è stato un incidente? Ti ha sentito. Sebastiano, si dice che sei morto per un incidente. È stato un incidente? Sei morto per questo? K2. Sì. Però sai che hanno dato la colpa a tua moglie. Hanno dato la colpa a Micellina. Morto? Non si sa. È caduto da un albero.
Sei caduto da un albero, Sebastiano? Appena appena. K2, ma appena appena. Sì, mio, di nuovo. Hai battuto la testa? Chi è che era storpio? Lui o lei? Dicevano che... Dicevano che era lei. Lei era albina e... storpio. È vero? Deforme. Secondo me... Fa parte della leggenda. Ma infatti... Vai, rispieghiamo. Allora, okay. Quattro batterie nel giro di... 4 minuti, perdi, ok, non attribuiamo tutto al... No, però... Magari sono le batterie iniziali un po' ciucche, prepariamoci, ma... Ragazzi, siamo completamente al buio, non si vede niente. Buio pesto, sì. Buio pesto. Nel bosco, che è bellissimo, però... Ma... Quindi possiamo salutarvi se c'è Micellina? Se c'è Micellina può toccare gli strumenti, avvicinarsi qui a noi. Mandiamo un'esclusione. Anche qualsiasi altro tipo di... K2. Di entità. Sì. Il vostro. Sì, c'è ancora qualcuno. Ancora qualcuno c'è. Anche se non è Micellina, se c'è qualche entità come dice Marcello. Potete avvicinarvi. Chiunque voi siate. Molti hanno detto che hanno visto delle masse muoversi nella boscaglia più di una volta. Qualcosa abbiamo visto anche noi. Sì. Sì, non è la prima volta, tra l'altro. Continui a ripercorrere questi luoghi. Cosa ha suonato? Il meter. Ok. Continui a passare da queste parti. Lo puoi fare anche per noi? Sì. Cosa senti? Profumo. Di cosa? Ma è arrivata una ventata, come l'altro giorno, come l'altra sì, volta che sono venuti qua. Io non sento niente. Ma una ventata solo. Stavolta neanch'io. È il tuo profumo che ho sentito? Se sì, fai suonare gli strumenti. Va bene. Ringraziamo. Grazie mille per il vostro tempo, la vostra energia. E io volevo chiudere con una frase che è tratta da Oscar Wilde e mi piace tantissimo. Molte persone pensano di sapere tutto. Purtroppo è tutto quello che sanno. Penso che abbia gradito. Dall'altra parte sappiamo poco. Sì. Decisamente. Forse niente, tutto quello che sappiamo sono tutte. Anzi, grazie, perché quel poco che noi sappiamo è grazie a voi. Grazie a voi. Che parlate con noi. Grazie. Sempre così, quando dobbiamo andare via sempre un pazzesco. E comunque secondo me la frase l'ha capita. Che ci date perlomeno la prova che comunque c'è un poi, un dopo. Sì, un dopo. Una continuazione. E che poi tutto sommato questo. Questa parte e quella parte possono in un certo senso mettersi, cioè comunicare. Grazie. Grazie mille e grazie per averci ospitato. In maniera gradevole, un po' di pioggia, ma in fin dei conti era un po' quello che cercavamo, un po' sì. Queste situazioni. Sì. Noi se cercheremo di questa è già la seconda esperienza in un luogo di masche, perché siamo già stati
nell'altra indagine nel Caffè delle Masche, quindi se riusciamo continueremo la storia che è un po' del nostro territorio, per dare voce comunque a tutte quelle entità che sono state delle persone ingiustamente accusate. Giusto. Bene. Grazie mille, ciao. Seguiteci. Seguiteci, ciao. Mi raccomando, grazie a chi si iscrive. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Ricordate il riff. Per il caldo. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Non vuoi, ma scusa, ce ne dobbiamo farti una domanda. Non vuoi che andiamo via? Non vuoi che andiamo via? Ma dobbiamo. Non vuoi. O forse sei felice che andiamo via. Vuoi che ce ne andiamo? Se vuoi che ce ne andiamo, suona, tocca di nuovo lo strumento.